Gianni Colacione, al 39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale, la seconda sessione qui all'Hotel Summit. Siamo al terza giornata in serata in compagnia di Giuseppe Di Leo, che non occorre presentare ulteriormente. Spero che sia una piacevole compagnia. Senz'altro, una piacevole compagnia e anche molto qualificata. Ma io avrei preferito che intervistarmi fosse stata una bella ragazza, però non si può tutto nella vita. Andiamo avanti. Oppure dal Letterman, però insomma non possiamo aspirare a tanto. No, va bene, ma tu assomigli molto a un giornalista che dirige un quotidiano, si chiama Il Foglio, non mi ricordo. No, ecco, lasciamo perdere, perché queste somiglianze soltanto per questioni anatomiche o di masse corporee, insomma, non sempre sono... No, anche per l'intelligenza delle domande. Spero che tu stasera non mi tradirai. Spero di dare conferma, d'accordo. Giuseppe Di Leo, ovviamente la mia domanda è se possiamo provare a fare un consuntivo di questo, siamo ormai alla terza giornata di questo congresso del Partito Transnazionale, che è un po' come le Olimpiadi, lo dico un po' a tutti i nostri ospiti, con un apporto internazionale veramente strepitoso, se così possiamo dire, con anche uno sforzo notevole organizzativo. Come ti è sembrato? Intanto questo congresso si è giocato sullo sfondo di due grandi eventi, uno europeo, cioè la crisi dell'euro, e il secondo, le rivolte in itinere, in evoluzione, non sappiamo dove approderanno, dei paesi dell'area euro-mediterranea, mediterranea nordafricana. Cosa li accomuna? Le accomuna questi due, la crisi dello Stato e la crisi della politica, con il sottofondo del ruolo anche delle religioni. E in questo si è inserito il nostro congresso, il Partito Transnazionale, che è stato costretto a pensare ancora più in grande di quanto è abituato già di suo a fare. E la grande sfida è che la politica oggi non può andare avanti senza le visioni. La visione che ha avuto Altiero Spinelli, la generazione di Jean Monnet, la generazione di Alcide De Gasperi, di Adenauer, di Schumann in Europa, oggi di questo noi abbiamo una grandissima nostalgia, ma la politica allora aveva una visione perché esprimeva un'etica. E poi c'è il fenomeno delle rivolte arabe, dove c'è lo sfondo del mondo islamico, e c'è una grande sfida, perché il cristianesimo ha fatto i conti con la secolarizzazione, ha fatto i conti con la nascita degli stati, ha fatto i conti con la democrazia, ne è stato anche un provocatore. La nascita fra destra e sinistra, io ho detto intervento di ieri sera, si deve alla divaricazione, al confronto tra Agostino e Pelagio. La nascita del sistema maggioritario è dovuta all'elezione degli abati nei monasteri benedettini, cioè la nascita della democrazia ha avuto un influsso da parte del cristianesimo, e poi il cristianesimo dopo la rivoluzione francese si è dovuto anche confrontare con la secolarizzazione dei costumi. A questo punto la rivoluzione nei paesi del Nord Africa può essere una grandissima occasione perché l'Islam si confronti con la secolarizzazione e con la modernità, ma in tutto questo però se non c'è l'Europa il rischio è che cadano dalla padella nella brace, dalle dittature laiche ai sistemi teocratici fondamentalisti. Questo è in sintesi i punti focali che mi sono sembrati più delicati, e poi naturalmente il ruolo del Partito Transnazionale, che a questo punto io credo tutti non sono responsabili, consapevoli, il ruolo di sviluppare la democrazia e ripensare la democrazia in tutti i continenti, dal momento in cui se noi costruiamo un sistema democratico in Cina come in America Latina, non è più come 30 anni fa o 40 anni fa, dove ci sono le esperienze geopolitiche, dove ci sono le esperienze culturali, le esperienze religiose. Oggi internet ha un po' scavalcato il territorio e quindi non c'è più una geopolitica territoriale, ma c'è una geopolitica spirituale, delle idee. Giuseppe, tu in una tua proposizione pochi attimi fa hai usato il soggetto il cristianesimo ha
provato a eccetera, ma io vorrei aggiungere, ha anche conosciuto la riforma. Sì, ma infatti io quando parlo del cristianesimo parlo di tutto, non ho parlato del cattolicesimo, ho parlato del cristianesimo, e quindi il cristianesimo, guarda, la rivoluzione del 1917 in Russia non ci sarebbe mai stata. Non volevo essere molesto. Non ci sarebbe mai stata senza la rivoluzione francese, e la rivoluzione francese non ci sarebbe mai stata senza la rivoluzione americana, e la rivoluzione americana non ci sarebbe mai stata senza la riforma luterana calvinista e la cosiddetta controriforma. Ma la madre di tutte le rivoluzioni si è avuta nel XII secolo, la rivoluzione pontificia, grazie a un papa, Gregorio VII, che ha preso dall'idea di un domenicano, Jean de Paris, che aveva chiesto la necessità di superare l'epoca e di sorpassare e di creare la divisione tra lo Stato e la Chiesa, tra la sfera spirituale e la sfera, diciamo, temporale. Ma questo non significa che la religione non abbia influenza sulla politica, e questo è stato un oggetto di un amabile quanto acceso confronto tra Emma Bonino e il sottoscritto. Perfetto, adesso ho capito perché a Gregorio VII hanno intitolato un'importante strada qui a Roma. Sai dove è sepolto Gregorio VII? No, sono un troppo ignorante. Devi andare a Salerno, nel Duomo di Salerno troverai il sepolcro di questo grandissimo Papa, forse il più grande Papa del Medioevo, insieme, diciamo, con Innocenzo III. Giuseppe, spesso ti si presenta come vaticanista di Radio Radicale, per me è un po' riduttiva la cosa, sei esperto, insomma, di questioni un po' religiose anche al di là della sfera cristiana, secondo me ti ho potuto seguire interessantissime discussioni sulla radio. Volevo chiederti, tornando appunto all'ambito un po' più di competenza spirituale, tra virgolette, secolare, ecco, ICI e Chiesa Cattolica. Come ci stiamo muovendo in questo campo noi radicali e la politica italiana? Guarda, benissimo, anche perché io avevo suggerito a Mario Staderini di dire sempre, quando noi combattiamo l'ICI e i privilegi, ma non certo l'azione che riconosciamo caritatevole di molte associazioni cattoliche non profit che fanno, altrimenti lo Stato non ce la farebbe, in tutto il mondo ci sono. Il welfare lo fanno tutti tranne che lo Stato, lo fanno le famiglie, lo fa la Chiesa Cattolica, non lo fa lo Stato. No, c'è anche il welfare state, c'è stato, che oggi è un po' in crisi, ma proprio nei momenti di crisi entra per il principio di sussidiarietà, sul quale ora non mi soffermo, l'importanza delle associazioni. Però c'è un concorso favorevole in tutto questo, c'è il concorso del fatto che primo ministro Monti, il governo diversamente tecnico del ministro Monti, ha approvato delle misure che sono impopolari, ma non tanto perché ci tolgono i soldi dalle tasche, perché effettivamente, insomma, si poteva fare in modo da colpire un po' di più le banche, lo vogliamo dire? Vogliamo dire quei cosiddetti poteri forti, che non sono magari così forti come negli Stati Uniti, ma che sono più trasparenti però, e che sono stati privilegiati, e fra questi la Chiesa. E i primi a sollevare questo problema sono stati gli stessi cattolici. Quando Marco Pannella parla di sensus fidelium, categoria teologica di sua invenzione, io la capisco, in questo senso io la trasformo come consensus fidelium, perché i cattolici sono coloro i quali pagano le tasse e a un certo punto non vogliono avere privilegiati neanche all'interno di quelle che sono le loro strutture ecclesiastiche. Quindi coincidenza di fattori oggi ci ha posto i radicali sugli scudi, direi, e noi non ce ne facciamo merito perché sappiamo discernere quella che è l'essenza dalla polemicuccia politica, però un direttore di giornale come Marco Tarquinio di Avvenire, molto abile, preparato, giornalista avveduto, è onesto, intellettualmente onesto, è stato un po' imprudente nel fare un editoriale in cui diceva
circola un fantasma in Europa ed è l'ICI. E il giorno dopo il segretario di Stato Vaticano, dico il segretario di Stato Vaticano, non il parroco della mia parrocchia, con tutto il rispetto del parroco della mia parrocchia, che saluto, Don Peppino, ma è stato il segretario di Stato, ha detto no, la questione dobbiamo, è aperta. E credimi, quando un segretario di Stato dice che la questione è aperta, significa, caro amico mio, cerchiamo di non complicare la situazione su questo punto, anche perché è un dato di fatto oggettivo. E difatti il presidente dei vescovi italiani, Bagnasco, il giorno dopo ha dovuto confermare quanto ha detto il segretario di Stato, smentendo ben due editoriali di Avvenire. Ma di questo noi non ce ne facciamo merito. Io almeno come cattolico e come molti cattolici qui, il problema è recuperare un inizio di equità. E questo è un primo passo su cui i radicali ancora una volta dimostrano che cosa significa fare politica in maniera seria. Beh, c'è stata anche una diciamo, qualificazione di questa manovra come iniqua da parte di Avvenire, se non sbaglio. Così sì, è però iniqua perché è facile parlare e dire è l'ingiustizia, l'ingiustizia. Il problema è, sai, noi siamo molto esperti nel dire le raccomandazioni, un sistema che vale per gli altri, poi quando la facciamo noi è una buona segnalazione, l'evasione fiscale, perché poi quando la facciamo noi non è evasione, è elusione di una norma ingiusta che ci pesa troppo. Abbiamo sempre un modo per, come dire, applicare in maniera indefessa la legge per gli altri, anche se sono amici, e per noi invece cercare di interpretarla con tutti i cavilli giuridici di cui noi siamo abituati. Io spero che questo sia l'inizio per un rigore non solo finanziario, ma un rigore nei comportamenti. Sì. E la Chiesa in questo, io lo dico da cattolico, la Chiesa, siccome è l'istituzione più antica, penso per esempio al ruolo che ha avuto la Chiesa durante il momento in cui sembrava che i fenomeni secessionisti potessero avere la meglio, sul ruolo a 150 anni Unità d'Italia, un ruolo fondamentale anche per creare la visione non solo della nazione nazionalistica, ma della visione di un popolo che vive nel contesto europeo. Allora una Chiesa è tanto più credibile se incomincia anche a togliersi qualche spicciolo, perché di qualche spicciolo si tratta, per carità. Poi non ha, potrebbe benissimo, per esempio, io trovo ingiusto che le chiese, l'ingresso nelle chiese sia gratuito. Secondo me la Chiesa, se applicasse 50 centesimi per entrare a vedere certi capolavori barocchi, rinascimentali, eccetera, sarebbe non solo giusto, sacrosanto giusto, ma recupererebbe quello che giustamente deve riconsegnare per l'ICI. Grazie Giuseppe Di Leo, lo ringraziamo della sua gentilezza, gli auguriamo buon congresso. Per lei adesso? No, per la sua gentilezza. Ah, ecco, in sua gentilezza, nel senso, comunque ti ringrazio molto. Grazie e buon ancora. Lavoro. Grazie un saluto ancora a chi ci ha ascoltati. Sì, saranno tanti sicuramente.